Io sono un'ecumenica come te, metto sempre in piazza quello che imparo perché spero sempre che ne facciano tesoro tutti quanti. Ed è questo. È capitato molto spesso che la vittima si accorga di essere stata revengiata non perché le vede lei le immagini, ma perché glielo dice qualcuno. Di più. C'è stata almeno una ragazza che me la porto sempre nel cuore perché mi ha fatto una gran tenerezza e al contempo l'ho trovata davvero una ragazza strutturata. Aveva 20 anni quando io l'ho conosciuta e ho parlato con lei e lei studiava all'università. Era anche una ragazza carina, tutto sommato carina, una ragazza normale. Studiava all'università. Economia faceva, non è di Milano. E lei mi disse: sa, avvocato, io mi sono resa conto che c'era qualche cosa che non andava perché di punto in bianco sono diventata molto popolare. Io prima passavo il sabato sera, quando andava bene, con due amiche a farmi un giro in centro e tutto d'un botto inviti, aperitivi, feste. E quando andavo, tutti che mi venivano intorno, tutti che mi volevano conoscere, non era normale. A parte la tenerezza che ti fa una ragazza che ti viene a dire una cosa del genere, Certo. già capisci che è una ragazza solida, è una ragazza che si rende conto che c'è qualche cosa che non torna, Certo. perché non hai a tu per essere di punto in bianco la stella della facoltà. Lei ebbe la fortuna che sia stato un amico a dirle che le avevano fatto un deepfake, ossia avevano utilizzato un filmato, più video in realtà, perché questa era davvero un'attrice pornografica professionista, le somigliava in una maniera veramente inaudita. Qualcuno se n'era accorto e quindi giravano questi video, ecco perché lei era diventata così richiesta, che venivano però attribuiti a lei. Cioè in pratica si diceva, quando gira per l'università sembra una povera sfigata, in realtà guardate che cosa fa la somiglianza sua. Questo è un tipo di deepfake molto, molto in voga e c'è un secondo tipo di deepfake ancora più in voga perché ha conosciuto anche una stagione di app che costruivano questo genere di fotomontaggi, ossia l'innesto della faccia di una certa persona sul corpo di un'altra. Queste app, Ivan, costavano $9,99, Sì, si chiamavano proprio ormai sono molto DeepApp. abbordabili, certo, sì. Sono abbordabilissime. E io ho visto, e sto seguendo tuttora dei casi, questi sia al Tribunale dei Minori, dove, ahimè, la vittima si è ritrovato, anche maschio, innestato su, non ti dico che pratiche, anche di tipo erotico veterinario, se mi passi questo termine, così ci capiamo. Quella ragazza ebbe la fortuna che gliel'abbia detto un amico, che ha utilizzato i dovuti modi, l'ha messa seduta, le ha detto ti devo dire una cosa, è successo questo e le ha mostrato tutto. Ecco, devo dire che quella ragazza decise di non fare niente perché la mancanza di una norma all'epoca spiazzava un po' tutti, noi non avevamo lo strumento, il grimaldello.